Salve. Questo mio breve commento è rivolto sia alle persone meno giovani, facendo ricordare loro un po' i tempi passati, e sia ai giovani di oggi, come testimonianza di quei tempi che furono, e specialmente il periodo natalizio. Data la circostanza, ho voluto sdrammatizzare quel periodo da me vissuto con un po' di ilarità, giusto per addolcire un po' le situazioni. Però una cosa è certa, si andava avanti con tanta naturalezza e con poca ricchezza. Non avevamo altro che scegliere. Ci si divertiva con poco, anzi con niente, anche con un tappo di bottiglia. All'epoca il tappo era un frutture. Molti mi diranno, e come si sciupava un frutture? Niente, si metteva un frutture tra le mani, allora sei dodo? Una cretinata, insomma. Oppure con la corda all'epoca era la zocca, oppure con le carte, oppure con un paccotto, con la 5 lire, con tante cose, con niente, con della stupidità ci si divertiva. E tornando ai giorni d'oggi, per i giovani e i giovanissimi il mondo va bene così, come sta va benissimo, mentre parte dei meno giovani, me compreso, vorrebbe che si tornasse indietro per tanti motivi. E trovando spunto su questi ultimi, ho intitolato questo mio commento in Non décassé, ma. Cosa significa non décassé, ma? Diciamo che è un'espressione, lo dico in italiano, alla tranesa maniera, sì, alla tranesa maniera, che significa, non dico quanto, ma se è possibile, tanto. Vi faccio un esempio. Non dica se, ma non struzzo di calzone, non potivo da sé, non dico quanto, ma almeno se era possibile, anche un pezzetto di calzone se potevi lasciarlo. Oppure un altro esempio. Non dica se, ma c'è Mattia, una patata di chiodo, ma una strada, forse era meglio. Non dico quante patate, ma almeno anche una patata in più nel minestrone, forse avrebbe avuto un altro sapore. Vabbè, e così via. Questo commento invece, non dica se, ma, non ha niente a che vedere con i due esempi precedenti, perché né quanto e né tanto è difficile da avverarsi, anzi difficile, è impossibile avverarsi. E sono sicurissimo che oggi come oggi, con la vita che stiamo conducendo, penso che ciascuno di voi abbia detto o pensato una sola volta non décassé, ma ci potesse volesse scendere talmente da 60 anni per poter vedere a me a fare la treccia alla capita di una nonna. De poter vedere papà a scendere la scala che la bretella all'andata e la calzone della fracchetta sembra spondata. De poter vedere alla farmacia greca un erg gattudo che me ne sopra la bangona che la coda alzata e l'occhio scandata mentre il dottore satta la chiala passava mezzo quinto di cetrata. De sentire da lontana la zambugnara se ne è la notte di Natale satta all'acqua e satta fredda. E de poter vedere un cristiano scappare a zig e zag perciò viene la rifetta per le capire. C'è bella tia mia anche io, va ricordata. Vetrena, mezza pacciata, mentre da de foro dopo una lunga navicata col colpo di una scivolata sentiva voler una bella e fredda e pesante gastamata. Mezzo alla strada, tre lampadine affalmanate, lo serrello da frappolo mezzo abbasciato e già la scuro tutto parava. La guardia notturna della casa scennava e una mezza sigaretta s'appicciava per la notte che affondava.
Un scrociato di una carrozza da lontana se andava e mentre si avvicinava un galoppo di cavalli, un cocchiere non vedeva loro darvi stenga alla propria stenda. Alla strada non asfaltata girarono trenette, carrozze, biciclette e c'è qualche balilla da lenza che passava ti scansì, ancora di palmer tagliava. Mentre gli cucinava nerga con fiocca azzurra appennata, dalla scuola assava e come un'odore assicchiuta. E senza guardia a destra né a sinistra, attraversava la strada fino ad arrivare nella usciana barlista. La cartella di cartone avvandata con un ciclid sfalazzata e stretta, da salta calzietta, calzone corto, maglietta grigia e scarpa che la fria. Non dica sì, ma ci potesse, volesse veramente scendere da 60 anni che traverma proprio la vigilia di Natale che papà e mamma. Ma ricordo, c'è silenzio per la strada, dopo l'otto si sentava, in della chiesa ad aspettare un Natale che stava a canavè. Cinema e caffè affollate, candele di chiede cristiano imbriaca, stonate da fumo di sigaretta sempre appicciate, si festeggiava tutto con bicchiere alzato fino a tutta la nottata. Mentre da fuori, offrendo, salto al balcone, due o tre poverine senza numero di casa e senza preoccupazione, aspettando ci sei qualche stizzica di vena o qualche mazzone. E non tutto il cristiano a chi da tempo su paterno permette di fare un Natale capodanno con tutto rispetto. O di tenere la capenna, o di tenere il personaggio, ce ne paterno a te manca mezzo quinto da formaggio. Ma in dall'anima loro stava un tesoro, l'amore. Avastava una tretta di un Natale, appazzicata, beccio parete, che sentisse un calore, come a chi di cade soldi non teneva una maeta. Noi avevamo in una camera grande e una cucina stretta. Tre siedi di peglia sfannata, non lieta doppiezza, un'armedia, una cifoniera, una colonnetta e su se noi un terrezzo. A che da venne della cucina s'accennava due gradini. A destra un camino a legna, a sinistra un tavolo con trattore. E a un lato, una scannata, sotto fuoco, due manzignole scamigliate e un pisciatore tutto ammaccato. Diciamo che stiamo tutti buoni e sistemati. Ce n'è era la mattina subito appena risvegliata, che stava pronta già la prima ritrata. C'è papà all'andava prima delle sette e in germa vista da fretta e senza fecolazione aspettiamo io e mamma besciò portare l'evaporazione. E c'è uno passava da sotto a casa e un fiato si andava e la mamma dice che da noi non dipendeva. Ma c'è papà invece andava dopo le sette, quasi l'otto, si trovava con tutta mammina e capitava che tutti e due si trovavano belli assettati nel suo cammino. E sopra un manzignolo con un uomo loro assegnato si decidava la spesa da fare in dalla giornata. C'è dai che non aprava, finestra, porte d'ingresso, abbescio portone e su terrezzo che fetta sei la gabbona e tenga freschezza. A distanza da picca po, da cava me, assaltando sopra il pisciatore, mi completavo la compita e mi fanavo la lettura. Mentre papà e mammina, con fede che facciava, tutta ravvegliata, affacciato al balcone, si rasparava e tutto lo dei, alla stessa maniera, più o meno, si affacciava. Chissà perché la casa era stretta e non potevamo né votare né girare.
specialmente quando stiamo tutti e tre. Papà, ci me la devo strisciare russa, abbastanza che non guavo la mano. Mammina, ci me la devo vanse e mudavo da lontano. Dopo che andud e fenomon, finalmente ci accredem, stabilem e decidem a dove mettere la famiglia di Betrem. La nonna diceva sempre che tenava la personaggia sta parte, a salute che non si ricordava in te c'è scherzo, stiamo scettati. Allora, circa da do e circa da de, a iep do e vedice ste, finalmente la personaggia che trovava era a salute tre. Tutte defottate, ma giuste dall'occasione, trovava allora la più meglio sistemazione. La femmina che c'era in l'acqua, che la veste strazzata, pigliò un posto della Madonna e la mettemme annullata. Un personaggio a mezza capa che parava San Giuseppe, un mettemme d'erbette. Un bambino che in della colla pozzicata stava, già credeva che senza naso si trovava, un resto stava tale quale. Ma a me mi dicei, non bacio niente figlia, l'importanza che stava essenziale. E che si chiama la Madonna, San Giuseppe e un bambinello, mi papà faceva un uovo e mammina la sinella. E ricordando a come ci fosse a ire, appoggiamo sopra la quartale dell'acqua un vangelo che stava sopra la cefuniera e al posto di un vangelo uno schietto vacchetto di formaggina che gli dà la Madonna, Mesta Pep e Gesù Bambino. Disegnata a matita faceva la stella e la tremma guardante che una vecchia lunga bretella lavata dalla veste di mammina a quelli era signorina. Anche se alla notte di Natale, a mezzanotte quasi passata, esce qualche Gesù bambina che a te stessa era nata. Papà e un suo ne sarebbe nasciuto sopra la sedia sfennata, mentre mammina, dopo che aveva strada, fazzaglietta e chiecata cammensa, a bescio portone c'era la ve, un pisciatore e lo due presa. Un principe, sapete quali eri, che dopo Natale e Capodanno, la befana lavava come tutto l'anno, con segni e che aveva il carbone. Anche se mammina, arrabbiata, ma diceva, ma quelli era l'anno, che non andava a me. Perciò, siende, siende, che stanno chiuso carbone, che un regalo che me non aveva. Come vedete, quelli era una tarda prima, c'è che da demma, che picca, o che niente, c'è un generale che dopo 60 anni è una cambia così lo tiro. Spara, trick track, giostra, strada tutta appacciata, balcone che la badega si appiccia e se non erano scappate. Non guzza sempre aperte dalla prima mattinata alla serata, aspettandoci se l'ultimo acquisto della giornata. E non sapevo che lo tiro che ne passè, quante altre cose ne cambiè. Questo commento, cara giovane di Osha, non vuol far capire che il tempo che ha perso che no, o che è passato che no, è passato pure che voi. E dopo di voi, l'altro come voi, e voi stessi, avete detto domani, a come sono detti i maoni. Non dica sì, ma ci potesse scendere da 60 anni, giusto per poter denuvarsi a papà e mamma. Chiare? Tanti auguri. Dashing through the snow, one horse open sleigh.